Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non avete idea di quanto mi sia mancato dire questa frase. Scusate veramente tanto l'assenza, per quasi una settimana non ho pubblicato video senza darvi tante spiegazioni, anzi non ne ho proprio parlato, ma se mi seguite su Instagram, cosa che se non fate andate, ero giù in Sicilia in vacanza e non avevo tanto tempo per registrare video, né video normali né vlog, anche perché poi nei vlog vi avevo fatto vedere sempre le stesse cose, nel senso io che andavo al mare la mattina fino alla sera, ritornavo, uscivo, insomma cose non tanto interessanti. Però adesso sono tornata, sono come vedete nella mia stanzetta finalmente. È stata una vacanza bellissima, mi sono divertita un sacco, anche perché poi io e Nick abbiamo visto sempre un sacco di posti nuovi, abbiamo visto tutto, abbiamo visto Capo d'Orlando, Cefalù, insomma ne abbiamo visto un po'. Il mare bellissimo come sempre, per chi non lo sapesse i miei genitori sono della Sicilia, quindi ogni anno praticamente ci vado, però quest'anno ho girato molto di più ovviamente perché c'era Nico, quindi volevamo vedere più spiagge, non sempre la solita vicino casa. Quindi vacanza bellissima. Siamo tornati ieri sera, ovvero martedì, siamo arrivati verso le 10 di sera, siamo andati ovviamente in macchina come all'andata, ci abbiamo messo un bel po' di ore, siamo partiti alle 7 e mezza di mattina e siamo arrivati alle 10 di sera, quindi sono un bel po' di ore. E oggi, che è mercoledì, sono di nuovo in partenza. Ebbene sì ragazzi, la mia estate quest'anno è una giostra continua, non sto ferma un secondo. Sono tornata ieri e oggi riparto. Dove vado? L'avrete dato dal titolo, vado a Venezia. Quest'anno io, Charlotte e Anna purtroppo non siamo riuscite a organizzare una vacanza e quindi alla fine ci siamo volute prendere questi 2-3 giorni. Adesso vedremo un po' a Venezia. Lì a Venezia abbiamo un alloggio gratuito che è il campus che gestisce il papà di Charlotte, quindi ci fa sempre piacere andare lì, non facciamo mai grandi cose, però comunque ci divertiamo, stiamo insieme in camera un po' a fare le cretine. Sono in partenza per Venezia perché loro sono già lì da ieri e io le raggiungerò oggi. Detto questo, ho un sacco di cose da raccontarvi, ma ve le racconterò poi più tardi. Adesso vado a farmi la doccia, mi preparo, registro il video haul di Shane, delle cosine che ho preso, e poi alle 10 e un quarto al treno. Quindi diciamo che non ho tantissimo tempo, sono le 8 e un quarto e in queste 2 ore devo fare un sacco di cose, quindi è meglio che mi muova. Ho finito di registrare il video, mi attacco meglio queste cose e poi vado, anche perché sono abbastanza in ritardo, sono le tipo 9:50 e ho il treno tra 25 minuti. Ragazzuoli, io sono arrivata, ormai sono tipo alle 3 qualcosa, siamo andate a mangiare poi al sushi perché avevano prenotato lì, adesso sono in camera, mi sono un attimo sistemata, ci stiamo riposando. Lì c'è la Sha e non so che cosa faremo durante il pomeriggio, boh, forse studieremo, non lo so, dipende cosa vogliono far loro. E intanto però mi riposo un po', anche perché in questi giorni non ho dormito tanto. E adesso, già che ci sono, vi racconto una cosa che è successa ieri, molto molto imbarazzante. Praticamente eravamo in autogrill, stavamo tornando dalla Sicilia, eravamo io, mia madre e Nico. Dentro questo autogrill avevamo preso una bottiglietta d'acqua, anzi due, una di tè, in Nutella Biscuits. E poi mia madre ha voluto prendere una bottiglia di vino. Io vado alla cassa per pagare perché avevo io i soldi, pago tutto, il signore mi dà il sacchettino dove mettere le cose, metto l'acqua, metto in Italia biscuits, metto il tè, metto la bottiglia di vino, alzo la borsa si spacca e tutto giù per terra. E ovviamente la bottiglia di vino si spacca per terra e quindi tutti mi guardavano. Però il signore è stato veramente carino perché ce l'ha fatta prendere un'altra senza pagare. E poi è venuto un ragazzo che ha pulito tutto. Mi sono sentita stra in colpa. E quindi sì, l'Anna mi prende in giro. Non so cosa farò, mi sa che adesso leggerò un po' e poi vi aggiornerò sulla farsi. Anna intanto continua a ridere. Momento cazzeggio finito, siamo venuti qui vicino all'aula studio, non in aula studio perché ci sono altre persone, quindi non che siamo più cacciarone, siamo rimasti qui dove ci sono le macchinette, che c'è tipo questo tavolo dove ci siamo messe. Anna farà matematica mentre io e la Sha studieremo patente e adesso ci stiamo prendendo qualcosa da bere. Loro hanno preso un caffè lungo, io mi sa che prenderò o un tè o una cioccolata calda. We're almost there, guys. My favorite type of NC is latency. You remind me of the air.
ore 19:45. Abbiamo finito questo pomeriggio di studio intenso. Lasciate stare i miei capelli, mi sono fatta una treccia di fortuna, giusto perché a tenerli con la coda dopo un po' viene male la testa. Quindi adesso ci prepariamo e andiamo a mangiare qui al ristorante del campus. Non so che cosa prendere perché non ho moltissima fame, però poi quando inizio a mangiare mi viene. Tra l'altro sono molto fiera di me perché ho bevuto 3 bottigliette d'acqua, che per me è tantissimo. Ultimamente non sto bevendo tanto, quindi sì, 3 bottigliette di acqua per me sono un bel traguardo. Detto ciò, mi cambio, mi sistemo un po' i capelli e faccio vedere l'outfit e poi andiamo a mangiare. Allora, outfit preparati. E ci siamo vestiti un po' come delle barboncine. Io ho messo questa felpa dell'Anna e i pantaloncini verdi. Poi vabbè, la borsetta classica. Qui ci sono l'Anna e la Sha. E alla fine mi sono lasciata la treccia perché era la cosa più decente. Adesso vi faccio vedere il campus, che è molto molto bello. Cioè il campus, il fuori campus. Eccolo qui. Qui c'è il ristorante. Vabbè, qua ci sono tutti i vari appartamenti. Io e la Sha abbiamo preso una pizza che ci dividiamo. L'Anna ha preso le patate, frullato, per me spremuto d'arancia, succo, e qui c'è la lampadina. Allora ragazzi, abbiamo finito di mangiare, siamo saliti in camera, ci siamo un attimino rilassate e adesso sto andando a vedere se la sala del biliardino è aperta, perché quando ci eravamo venute a maggio tipo era chiusa. Quindi adesso vediamo. Io in realtà sarei voluta andare a fare un giro in piazza San Marco, ma è già tardi, sono già le 10, quindi magari ci andiamo domani. È, vi giuro, immenso questo campus e questo è solo un edificio. Chiusa. E niente ragazzi, sala relax chiusa. Adesso abbiamo scritto al papà della Sha per vedere se, non so, dicevo, la Sha ha scritto a suo padre per vedere se, non so, possiamo andarci in qualche modo, ma non penso. Quindi al limite andremo giù dove prima abbiamo studiato, staremo un po' lì, faremo due chiacchiere così, giusto per fare qualcosa e non rimanere in camera. Da una parte sono contenta, tra virgolette, di non essere uscita perché sono un po' stanca, quindi almeno mi riposo di più e mi ricarico, anche perché stanotte sono andata a letto alle tipo 2, 2 e mezza, e stamattina mi sono svegliata verso le 7 e mezza. La sala relax ci ha salvate, il padre della Sha è riuscito a farla aprire. È veramente enorme, anche se non rende. E ci dedicheremo a quello. Partite a biliardino finite. Tra l'altro mi sono presa la mia rivincita contro la Sha, perché l'anno scorso, sempre in questo periodo, eravamo venute qua e mi aveva battuta. Mentre quest'anno ho vinto io. Scusate la faccia ragazzi, ma sono veramente distrutta. Siamo tornate in postazione macchinette. Io sono qui al computer che sto vedendo qualcosina. Tra un po' mi faccio un, penso un altro capitolo, ripasso quelli che ho fatto oggi di patente. La Sha è qui, siamo prese anche il tè di fiducia. E direi che posso concludere qui il vlog e noi ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Allora, sono le 9:37, noi ci siamo svegliate da poco e stiamo andando a fare colazione perché l'Anna ha paura che le brioche finiscano, quindi allora, ci sta. Sono finite, prendo al sveglio. Quindi stiamo andando. L'outfit della mattinata molto bello, soprattutto le mie ciabattine con i calzini. Vabbè. Brioche al cioccolato per me, volta per la Sha, la volevo io ma gliel'ho data. Pistacchio, poi qui ci sono le spremute per tutte e tre, caffè, cappuccino e latte macchiato per me. Ci siamo preparate all'alba delle 11, sono le 11:07. Io mi sono messa questa magliettina bianca che ho anch'io di scena, ma questa è dell'Anna. I miei ciclisti, poi ho messo le Jordan 1 bianche e mi sono fatta la coda. L'ho un po' gelata sopra perché avevo i capelli sporchi, ma non avevo tempo di lavarli, quindi sì, mi sono truccata, ho messo un po' di ciglia finte e giusto un po' di eyeliner, basta. Burro cacao, collanina che adoro, che tra l'altro mi avete chiesto dove l'ho presa, e l'ho presa, anzi, me l'ha regalata una ragazza su Instagram che ha una pagina e fa tutte queste cosine bellissime, vi lascio qui il nome, mi raccomando andate a dare un'occhiata perché
fa delle cose stupende. Occhiali, borsetta e direi che possiamo andare. Andremo in centro a fare un po' di shopping. Allora ragazzi, siamo tornati, tornate nel campus, tra l'altro tipo qui mi è esploso tipo un capillare, in realtà penso, non lo so, però fatto sta che sia qui che qui è tutto rosso, infatti non vorrei che sia per colpa delle ciglia finte, adesso le tolgo. Dicevo, io ho preso il poké, buonissimo ragazzi, vi giuro, stra buono. Mentre le altre vanno a mangiare, mi sa che mi prenderò o le patate arrosto oppure un frullato, molto semplice perché ho appunto già mangiato. Tra l'altro fuori fa un caldo che non avete idea, abbiamo fatto anche un pochino di shopping. Dopo, quando arrivo in camera vi faccio vedere le cosine. Qui andiamo a mangiare che sono già tipo le 2:30. E pomeriggio non so, mi sa che studieremo un po', io mi devo fare assolutamente la doccia con questi capelli inguardabili e basta. Frullato per me preso, questo qui è tipo con papaya, mango, limone, mela e arancia mi sa, mentre loro hanno preso le patate arrosto buonissime e i nuggets di pollo. Buon appetito! Mi sono preparata, in realtà mi sono semplicemente cambiata la maglietta e i pantaloncini, perché sto andando in palestra. Qui al campus c'è la palestra per allenarmi un po', però qualcosa di molto molto easy, penso solo un po' di tapis roulant, una mezz'oretta così, giusto perché mi sento un po' appesantita in questi giorni. E poi verrò su, mi farò la doccia e se avrò ancora tempo, perché sono già le 4:30, dicevo che se avrò tempo poi andrò giù a studiare con l'Anna e la Sha, dato che loro non vengono con me. Rip. Sono tornata in camera. Devo dire che l'allenamento pensavo peggio. Ho fatto un bel po' di cose. Ho fatto ciclette, esercizi a corpo libero. Ho fatto la bicicletta, altre cose che non so come si chiamano. Insomma, ho fatto un bel po' di cose. Pensavo in realtà di non farcela, perché è un po' che non mi alleno, almeno 2 settimane. Però devo dire che sono abbastanza in forma, quindi sono molto contenta. E adesso assolutamente doccia. Alla bellezza delle 8:05 ci siamo riuscite a preparare. Ho anche la batteria scarica molto bene. Comunque vi volevo far vedere molto brevemente quello che ho preso oggi, che sono veramente due cose in croce. La prima cosa è stato questo toppino da Zara, che ha preso anche l'Anna uguale, di cui ci siamo follemente innamorate. È veramente bellissimo, ha un colore stupendo. Ma niente ragazzi, praticamente riaccendo il vlog non so quante ore dopo, perché prima quando vi stavo facendo delle cose si è scaricata la batteria. Comunque eravamo rimasti al video haul. Ma niente ragazzi, sulla no, te l'ho lanciato sulla mano, sì. No, 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 tu me l'hai lanciato adesso di qua e sei infortunata. Ma sono le lenti, ci vedo storto. Comunque, in tutto questo dicevo, siamo andati anche a mangiare, abbiamo fatto un giro vicino alla stazione, adesso siamo tornati a casa e faccio vedere le cosine che sono rimaste a farvi vedere, che sono poche. Tra cui questa fantastica maglia, che per farvela vedere tutte dovrei andare nella camera dei vicini, perché è enorme e lunghissima, che userò stanotte come pigiama. Da Zara ho preso anche questa qui, che ha preso anche uguale all'Anna. Anche questa, cioè abbiamo presenti tutte uguali. Marroncina, molto carina. Ho preso una S, è corta abbastanza, maniche lunghe. Questa qui penso che la userò anche per andare a scuola, perché non è scollata come l'altra. E poi ultima cosa, da H&M ho preso anche un ombrello. Sono molto fiera di questo qui, anzi mia madre sarà molto fiera di me. Me ne sono comprata uno da mettere tipo nello zaino, nella borsa, in modo che si sia più comodo. È praticamente piccolissimo, è come una mia mano. Ragazzi, sono appena tornata in stanza. Sono stata un po' giù al computer da sola, perché queste due furfanti sono già a letto. Niente, direi che posso concludere qui il vlog. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. E noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Types of things you remind me of.